Ora, non abbiamo mai visto Rankle Prank, che anche qui sarebbe stato molto forte. Quale combo colori consigli? Mi hanno detto che è molto forte Golgari, vero ragazzi, per il Limited? Dovrebbe essere molto, molto forte il Golgarozzo. Quindi verde e nero. Che cosa non mi ha convinto? Che cosa non mi ha convinto? No, Kiba è fortissima, ragazzi. Il fatto che ridia due vite è veramente importante. È troppo importante il fatto che ridia due vite. Ma inserire push vuol dire perdere danni, eh. Vuol dire veramente perdere danni. Perché togli Bump in the Night, non togli altro. Metti una push. E metti due push. Proviamo a giocarlo a 21 terre. Io provo a giocarlo a 21. E mettiamo tre push anche. No, ragazzi, Brutality da togliere mai. Ci ho fatto vincere lei prima. Davvero togliereste Brutality? A me piace un sacco. Dev, non si possono mandare i link in chat. O lo mandi a me e lo rigiro, oppure nada. Golgari di Mirazorius. Sì, infatti, anch'io ho sentito quelli. Forse è questa che non mi convince troppo. Però se tolgo questa, tolgo davvero Collective. Ancora non va un tappet. Ragazzi, io non capisco il perché, però. Perché... È a posto Untappd, cioè adesso provo a settarlo ancora, ma Untappd è a posto, cioè non... Secondo me non va perché c'è l'espansione nuova, perché account setting è perfetto. Proviamo a rivedere, ma... È un po' un rischio, Angie, sì. Generale, vediamo un po'. Linguaggio inglese. Setup Twitch extension. Enable Twitch extension. Riproviamo. Adesso lo vedete, in teoria. Cioè, io non posso fare diversamente da questo. Allora. Grande, grande. Ma non c'è nessun maestro, però. Grande, buona colazione. Allora, proviamo a togliere davvero Brutality Arms of the Vein. Ma cosa mettiamo al loro posto? Ci serve qualcosa tipo... qualcosa che faccia statico. Lose life, qualcosa che fa lose life. Vediamo, lose life. Ciao Manigoldox. Grazie per il follow su Twitter, tra l'altro, Manigoldox, grazie. Tipo lui, no? Però allora è meglio lo 0-1. Allora è meglio lo 0-1 perché anche quando muoiono le creature degli Oppo. Lose life Oppo, sì. C'è il drop a 1 che non è male. C'è questo. Drop a 1 è lo scorpione. Per forza, ragazzi. Per forza dobbiamo giocare così poche terre. Se no non abbiamo lo spazio per push. Oddio. Possiamo togliere un Singing Blood in realtà per aggiungere una push se vogliamo tenere le 22 terre. Però abbiamo sempre 4 slot se non giochiamo Brutality. Ma ragazzi, non capisco perché. Perché si è tappato giusto on tappage, ragazzi. Non lo so. Non so perché non funziona. Adesso vedremo quando saremo in game. Adesso ho provato a resettarlo ancora. Vediamo se poi va. Questa è forte ma è lenta. Questa è forte ma lenta. Ah, ci sarebbe questo. Mi fa due blood token. Che mi fanno... Ma sì, mettiamone due di quelli. Esatto. È proprio così, Davidone. È proprio così. Mettiamo dentro due destroy, dai. Mettiamo dentro due spacchini. Due spacchini. Mettiamo dentro... Ma non c'è uno spacchino che ammassa? Che almeno ti dà un token che poi può attaccare.
Non c'è, vero? Questo è troppo piccolo. Questo costa troppo. No, non c'è. E allora destroy. Facciamo un po' di gestione in più. E mettiamo dentro Earthless Act. Dai, proviamolo così. Ha perso un po' la caratteristica del barn, però in realtà abbiamo messo una cosa che ci fa vantaggio carte da un certo punto del game in più e poi abbiamo un po' più di gestione della board. Proviamo, potrebbe andare meglio. Vediamo. Poi ragazzi, andiamo a giocare verso le 11 UV control, in standard per iniziare a farmare. Perché dobbiamo arrivare alle 1000 buste per la 12 ore. Adesso ditemi se va untapped. Vediamo. Vediamo, eh. Questa è a... vedete? Poi però escono queste mani qua che non fanno niente. Non lo so. Eccolo! Bastava resettarlo allora, ma l'ho fatto due volte ieri. Zio Pera. Zio Pera. Due volte l'ho fatto ieri. Vabbè, pace. Pace. Mythic Massacre è nerfato in Historic, Manigoldox. Non lo posso giocare. Fa troppo schifo. Untapped, eh. Eh sì. Vai, Oppo, ti faccio Bolt. Ti faccio la peggior partenza di questo mazzo. La peggiore. È in full control, Oppo. Oppo in full control. E è un Simic. Vedete che però l'inserire e il removal, questo è il problema. Cioè, nella strategia del mazzo ti inchiodano e non poco. Ti inchiodano e non poco. Buona questa, molto. Speriamo che lo faccia anche lui, un orchetto. O che adesso si tappi fuori pescando. The Lighted Halfling, che spareremo. Ma quindi che cos'è lui? Uno Yawgmoth qualcosa, lui? A lui non ha risposta a tempo instant, perfetto. Nonostante fosse in full control, non ha risposta a tempo instant. Questa cosa mi lascia perplesso. Non poco, direi. Se non avrà Atta, abbiamo vinto. Se avrà Atta, ha vinto lui. Removal da, removal toglie. Eh sì. Ah, ma lui è fermo, fermo proprio. Cioè, ah, forse ha nebbia? Non giocherà mica nebbia. Ah. No, non la gioca la nebbia, a quanto pare. Ma perché ho trovato un bianco, nero, blu, verde, che non so come si chiama, che non ha fatto niente? Lui non gioca proprio, esatto. Bianco, nero, blu, verde. Esatto, chissà che cosa giocava Oppo. Ma. Vai. Oppo giocava inchiodato. 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 Inchiodato, fortissimo, vero? Sì, anch'io sono andato subito con Shelly di quarto, vabbè, però non ha fatto niente lui, eh. Un Penta? Ma Penta non gioca le terre che entrano stappate se controlli. Ah, dici che. Ah, allora sì, poteva avere i triomi. Poteva avere i triomi, effettivamente. Magari non li ha trovati. Poteva avere i triomi. E i triomi effettivamente forse avrebbero cambiato un po' la sua mana base come entrata. Questa è un keep, questa è una bella partenza. Turno 1 Kiba, turno 2 Orco, turno 3 chi lo sa. Doppio Orco tra l'altro.
Siamo contro Rakdos o Grixis. Se fa terra passo fa orchi. Harvester. Harvester. Allora passo, perché potrebbe avere Crucias. Favola dello spaccatore di specchi. Favola dello spaccatore di specchi. Hai fatto. Orco che si mangia 3-2, tipo, è bellissimo. Anche perché è orco number one questo. Oh. Ma oddio, allora in realtà ci sono 40 mazzi che girano in historic. Il problema adesso è che... è che alcune strategie sono molto molto fair rispetto alle altre. E poi siamo stati un po' costretti in realtà ad arrivare a giocare tanto nero. Buongiorno Zapdos. Perché il fatto che a giugno ci fossero stati solo ed esclusivamente una quantità di maghi vergognosa, un po' ci ha costretto ad andare a setupparci su questi colori. Ma giustamente non ha fatto pesco scarto, siamo pieni di orchetti. Dures. L'hai fatto. Mi toglie anello. Non può togliermi Atresact. Però è un errore quello che ha fatto lui adesso, eh. Indipendentemente da cosa è in mano, è un errore. Perché adesso lo lasciamo attaccare e gliela mangiamo così. E se ha una removal in mano deve togliere il pezzo che blocca adesso, altrimenti perde il token. Però io avrei tolto removal in realtà, piuttosto che anello qui, nel momento in cui tu hai questa scelta di gioco e sei Rakdos, quindi giocherai anche tu a un certo punto anello del potere, non credo che mi fai mai fare, mi fai mai restare open di removal. Però sono strategie di gioco in realtà. Shining Blood non è detto che ci faccia avere terra qui però. Vabbè, se non ha più niente in mano, facciamo Shining Blood. Mi va molto bene questa cosa, molto molto bene. Hai perso due vite in più. Terra. Yes. Open the Atlas Act, passo. Turno dopo tre danni. Se fa Shelly gliela spariamo. Fa pesco scarto, si prende un danno gratis, grazie Oppo. Beh, d'altronde non è che potesse fare molto di più. Ah, se lascia Fable non... Ok, GG. Non lo so, abbiamo fatto due partite, che plero. No, in realtà non è vero, perché abbiamo trovato in quello precedente, abbiamo trovato Mono Black, Rakdos, Mago Mago. E adesso abbiamo trovato... Fantasia, Rakdos. Ah no, abbiamo trovato Rakdos anche prima. C'erano due Rakdos. In realtà non è così fermo. Ma... Allora, sto... Io sapete che adesso ho iniziato a fare degli short che ogni tanto carico su YouTube. Ne parlo di quella cosa lì, Cloudin, in uno dei due short. Secondo me non è la paura di voler far tornare Simic. Il problema è che siamo in un cerchio, no? Siamo in un cerchio. Ci sono stati tre anni, ragazzi, due o tre anni, dove Simic e il verde in generale insieme al blu, con qualche punta di rosso, hanno dominato tantissimo, ma proprio tanto. C'è stato un periodo in cui il bianco non esisteva, neanche il nero. E poi, adesso a giro sono tre anni invece che sta dominando il nero e che il bianco lo insegue, ok? Il verde è sparito e il blu... è un colorino così. Il rosso rimane costante perché è il mazzo aggressivo, quindi tanti lo giocano anche per pecunia di risorse. Però in realtà potrebbe davvero essere solamente una concezione di giro, perché... Perché... Se tipo... Adesso, questa cosa potrebbe un po' sminchiarsi con la rotazione allungata. Potrebbe un po' sminchiarsi con la rotazione allungata. Però se non dovesse sminchiarsi, se dovesse rimanere così, pensiamoci bene, perché... Probabilmente tra un anno allora uscirà il nero, tornerà il verde e probabilmente il predominante a un certo punto diventerà il blu a quel punto lì, no? Bisogna... Ma se io attacco e gli faccio... non basta. Cioè no, dovrei attaccare con l'1-1 dovrei attaccare.
Chissà se gli ca- cioè, far pescare due carte a maghi fa schifo, però se gli mangio Balmor sono contento. Ok, non l'ha fatto. E allora pesco io. Perché mi serve la quarta. Vabbè, push è una, un'ottima pescata qui. Push è un'ottima pescata qui. Vai. Quello faceva più danni. C'è sempre un monore di meta. Ma iniziare gli eventi con gli eventi per farmare Dimir. Control va bene come mazzo. Madonna, se va bene. Se poi lo sai giocare, sì, assolutamente sì. Dimir è un ottimo mazzo. Ottimo. Dai, ne aveva un'altra. Però non è rapida al momento. Lo diventerà tra 3. 2. 2. 2. Non diventa rapida. Oh mio Dio, Oppo, che scelte! Va bene, grazie Oppo. Thank you Oppo. Se avessimo avuto un altro Bowmaster, avevamo fatto vratta. Non vi spaventate se sentite le bambine che urlano, sono le mie nipotine, vado a chiudere la finestra. Prima che traumatizzino Twitch Italia. Vai. Quindi Oppo ci mena per 4 e noi l'abbiamo menato per 2. Il prossimo turno con terra stappata The One Ring. E in più ti meno per 3. Combat. Vai. Noi in mano abbiamo 3 danni, 4 danni, guadagno 1 che perdo con anello, poi però anello pescherà sicuro. Ma in realtà qui potremmo fare, cioè se peschiamo terra con anello, noi facciamo time walk, perché abbiamo 2 anelli in mano. No, Similetor è forte ragazzi in questo meta, perché è vero che muore con orco, però ti ridà tutte le chip removal che tolgono tutti i problemi, ti ricicla le shoulder d'avversario, ti ricicla gli anelli avversari. Similetor è diventato molto forte in questo meta adesso. Prima lo era già, adesso è più forte ancora. Allora, combat, vediamo se fa una removal sul mio 3-3. Grande tortello! Miki, vuoi passare di qua? Devi studiare? Beh, dovrai studiare sicuramente per l'esame. Vabbè, Oppo è morto, ragazzi. Tengo quello grosso. Tengo quello grosso o tengo l'altro? No, mi sa che tengo l'altro. È un danno in meno. No, vabbè, tengo quello grosso, dai. Tengo quello grosso perché tanto riguadagniamo questa vita qua. Lui non ha fatto time walk, io in mano 3. 6. Teoria, siamo lethal. Sono 6. Sono 6 più Sinning Blood. Cioè già così saremo lethal. Sì, immaginavo, Mickey, immaginavo. Beh, abbiamo vinto, ho poi perso. Mi dispiace. Non puoi... Non, ho sbagliato a dire Yorgo. Non puoi assolutamente vincere, Reg. Non puoi assolutamente vincere. Ho il mana giusto per shottarti. Non cambia nulla. Non cambia nada. Doppio anello del potere. Qui è stato devastantemente forte. In realtà è stata forte anche quella push che ci ha tolto il Symmetry Sage, eh. Sì, è morto. Pure. Allora. 2. Cioè, questo è Bolt in questo momento qua. Anzi, non è proprio Bolt, è Lightning Strike. Eh sì. E voilà. E voilà. Buono, 3-0. Dai. Dai. L'aver settato un paio di removal in più sta pagando. Poi vedremo se sarà così sempre. Vedremo, vedremo.
Vediamo, vediamo, vediamo. Quante risorse ha? Ho una buona base di mono nero, che adoro mono green, elfi, gioco 15 anni. Ho dovuto per forza creare, certo. Sono le nuove del problema. Ho 24 rare e 15 mitiche. Fai il mazzo che vuoi con 24 rare e 15 mitiche. A parte la gestione triplo colore. Ma con quelle risorse lì fai quello che vuoi. Ah, questo è un mago, però non posso mal... Ah no, è coso, è combo. Aia. Combo... Beh, però abbiamo in mano orco... Qui è meglio farlo scartare. Combo dovrebbe soffrire se gli fai scartare roba. A meno che scarti lo 0-0, il drop a 0. E invece no, vedi Scrap Trawler, ottimo. Ma che combo è? È Artifact? Artifact combo? Con questo? Perché è gratis, certo. Bowmaster, vai. Se non vince in due turni, noi gli facciamo... Il prossimo turno, Cavaliere, Takenumaka, Bump in the Night... Se pesca gli facciamo male, il problema è che ha fatto tripla fontana lui. Beppi, grazie mille per il quarto mese, grazie mille di cuore, grazie, grazie, grazie. Questo è un problema, secondo me lui è già pronto a vincere. Quindi dobbiamo mettergli pressione, ma secondo me vince lui. Grazie mille Beppi, grazie. Grazie, grazie, grazie a tutti ragazzi, siete tutti fantastici, tutti. Il fatto che lui abbia perso di tripla fontana secondo me ci ha mandato sulla luna, ma pace. Ma secondo, qualche risorsa vera in euro bisogna usarla, Sorena, anche un cinquantino sarei disposto. Se sei disposto a spendere 50 euro giochi tutta la vita con 50 euro. Se metti 50 euro oggi in gemme e le investi tutti in eventi, fidati che hai una quantità di risorse poi che ti ritornano e di possibilità di gioco infinito al 100%. 100%. C'è gente che lo fa senza metterci soldi. Ma lui sa che abbiamo Orcish Bowmaster in campo? E quindi al momento, se lui inizia a pescare, è più facile che muoia. Perché le vite non le riguadagna più con Knight. Già, quindi Knight gli sta fermando. Gli sta fermando Shieldred, eh. Beh, adesso facciamo questo. Cioè, non gli sta. Gli sta fermando la combo. Perché lui non può più vincere. Se c'è dentro Knight, non guadagna più vite. Voglio una terra per andare a fare Shelly. Vai. Sì, o con un mazzo fatto bene o con un aggro. Anche con un aggro vai all'infinito a un certo punto. Se qua lui non tira fuori card come Ulamog o come... non lo so, come Ugin, lui non vince più. Quindi non riesco a capire dove stia puntando a cosa stia puntando a fare lui. Perché lui di vite non ne riguadagna. Ogni pescata gli fa male, come fa a vincere? Non può fare nulla in questa situazione. Questa qui gli sta facendo l'effetto Ferocidon. E l'effetto feroci non lo ferma quel mazzo lì. Muore di carne, ragazzi. Se fa carne, muore. Abbiamo 5 danni in mano. Che sono in realtà 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. È morto. È morto, ragazzi. Non so cosa stia pensando di fare. Giocherà bomba a cricchetto? Per uccidere Orchetto? Non lo so. Adesso lui è morto, quindi boh. Aveva un altro anello del potere, ok. Va bene, l'hai fatto. Peschi, fai un time walk. Se noi troviamo terra facciamo Shelly e... vediamo cosa pensi di fare. Ha tenuto quello a due? Ha tenuto quello a due. Ma lui può scombare con dentro Cavaliere? Secondo me no. Cioè, ripeto, o ha Ulamog o Ugin. Scat Trawler. Ok. Va bene. Secondo me lui finché c'è Cavaliere non vince mai. Per gli mazzi tier 1 ti mando la mia tier list. Ti mando la mia tier list, ma dovresti già conoscerla in teoria, però io te la mando lo stesso. Ah, non è ancora uscita quella nuova, cazzarola, non posso mandartela. Quando esce la tier list? Tra qualche giorno. Tra qualche giorno. Vabbè, ti sparo.
Poi? Non ce l'ho ancora. Deve uscire ancora su YouTube, ragazzi. Non posso condividerla. Ma non vinci! C'è dentro cavaliere. Come vinci? Vuoi fare... Toh, ti faccio millare il mazzo. Ti faccio millare il mazzo, vai. Non vinci più. C'è dentro il cavaliere, Oppo. Non scombi. O me lo togli o non scombi. Quanto è forte, cavaliere, mamma mia. Blocca 4-5 strategie da solo. Adesso vado a vedere quando esce la tier list. Perché magari mi sono dimenticato anche di caricarla, eh. Ah, non mi aspetterei diversamente. Talmente tanti video adesso, ragazzi, che stargli dietro sulla ricarica su YouTube è allucinante. È veramente allucinante. Scusate, ma... troppi contenuti. Infatti non l'ho ancora ricaricata. Devo caricarla oggi. Magari la faccio uscire domani. No, senza Wells of Eldraine. Ragazzi, è impossibile avere dentro Wells of Eldraine adesso. È troppo presto. Ma Loppo ha capito che non può più vincere. Se non ha una removal. Secondo me non l'ha capito. O ne gioca una e sta sperando di pescarla in breve, perché boh. Questo Umbe è mono Black Barn. Adesso stiamo 3-0. Secondo me Oppo non ha capito. O ha davvero un modo per togliermi cavaliere. Una win condition alternativa deve avere. In cartaceo gioco solo con i miei moderatori adesso, non vado più a fare i tornei, è passato quel tempo, ne ho fatti anche troppi. Quello non ci fa stappare. Ma siamo sempre lì, Oppo. Tra l'altro se stappi e ti passa la protezione, è finita, Scraptrawler. A lui può andare all'infinito, ma se non ha una removal, non ce l'ha. No, ma ragazzi, è troppo presto per fare... È troppo presto. La tier list con Wilds of Eldraine uscirà a ottobre. Wilds adesso non incide subito nel meta. È troppo presto. È troppo presto. Come lo vedi, il Pauper adesso è quella che lista da consigliare. Ragazzi, finché esiste Affinity in Pauper, io consiglierò sempre Affinity in Pauper. È una strategia troppo forte rispetto alle altre... E ti permette di fare quello che vuoi. Cioè, nel senso, puoi avere matchup belli e matchup brutti, ma è troppo sbilanciata rispetto agli altri, secondo le altre. A meno che vogliate giocare trono. A me sinceramente non piace giocare trono in pauper. Quante carte sono rimaste? 25, dai, continua a pescare. La prossima espansione esce già a novembre. Ma no, esce a dicembre o a gennaio. Quella per standard dovrebbe essere dicembre-gennaio. Prima di fine anno esce Khan of Tarkir su Magic the Gathering. Su Magic Arena, scusate. Sì, esce il prossimo anno. Tra l'altro sta esaurendo i timer lui. Quindi o ha in mano già la Wincon o ha perso. Esce il 17 della Scavern of Ixalan, ma come? Ma di già? Ma non è possibile. Ma due mesi tra un set e l'altro adesso? Ma è standard legal? Ah, allora sono matti. Perché nessuno avrà i soldi per fare il drain o quella. Grazie, grazie a chi ce l'ha scritto in chat, grazie Dev. Ma non va mica bene però, perché... Non va mica bene perché... Ciao Giorgio! Cacchio, ma come si fa a starci dietro? Cioè in due mesi pensano che la gente abbia Wilds of Eldraine, ma è grossissima Wilds of Eldraine. Boh, vabbè.
Pazzesco. Ah, ecco che remuva là per vincere. Fa quella e fa removal qua sopra. Ah, beh, allora hai vinto tu. Allora hai vinto tu. GG. Peccato. Eh beh, non potevo immaginare che giocasse la Mono Sky Sovereign. Non la gioca nessuno, la Mono Sky Sovereign. Giocano Ulamog piuttosto. Vabbè, GG. Ma cioè, davvero hanno messo l'uscita il 5 di settembre e poi il 17 di novembre? È pochissimo. E poi arriva Khan of Tarkir. Boh, vabbè. Sono veramente, veramente senza parole. Stavolta non hanno avuto proprio zero compassione. Brothers War uscì il 15 di novembre, l'anno scorso. Ma prima cos'era uscito? Grazie per il follow, Kezke Novo. Prima cos'era uscito, Dev, però? Cosa mi ha tolto? Orchettide. Ok. Ma ho capito, ma... Boh, secondo me a un certo punto più stampi, più perdi soldi. Perché la gente non riesce a starci dietro. Si stacca. Dominaria Unita. Poi Brothers War. E poi March of the Machines. Giusto? Questo lui ci fa scartare. Noi siamo anche abbastanza contenti. Giusto, vero ragazzi? Lui è Mono Black Discard. Ci ammazza con una Shelly. Però abbiamo Cavaliere che ci caria. E allora se è il secondo anno che fanno così, è il secondo anno che perderanno gente in standard. Perché non ci stai a dietro. Troppa roba. Bella questa Toxis, perdo due vite. Oh, che top deck! GG per noi! Abbiamo vinto. Non credo che vincerà mai. Perché noi non peschiamo. Se lui ha solo scarti, stiamo senza carte in mano. E poi peschiamo con anello a fine turno. Eh sì, fai quello che vuoi, Hop. Ci fa removal qua. Sì. Passo, pesco di anello. Pesco di anello. Dai, doppio The One Ring. No, aspetta, facciamo così. Facciamo così. E aggiungiti due mana, fai quello che vuoi. Se non hai Shelly, muori male. Sì, ma sono troppo ravvicinate come cose, però. A me non piace molto, come cosa. Vabbè, continuiamo a fare pesco scarto, gli diamo dei mana gratis, tanto se non ha gli instant non li usa. Vediamo. Oh, va a tre? Sì, ho capito ragazzi, però è troppa roba così. Così è veramente troppa roba. Tra l'altro si chiama Derak e sta giocando Derak, giustamente. Giustamente. Ma scartonello. Sì, scartonello. Vai. Buongiorno, Tricca. Rankle! Rankle che mi fa scartare terra? E ci fa pescare? Va bene. Ah, solo scarto? Vabbè, aggiungiti due mana a caso. Ma lo sapeva che avevo in mano? Ah, no, non lo sapeva. Così. Oppo muore. GG. Ecco, tra discard e barn, se devo giocare mono black, senza oppression o quelle cose lì, gioco barn. Tutta la vita. Ci può stare, Ace. Tieni conto che mono black potrebbe subire un grosso contraccolpo se dovessero decidere di bannare Shelly, anello o orchetto, eh. Che la forza di Mono Black è quella triade lì adesso. E senza quella triade lì non lo so. Cioè, se tengono orchetto e anello, ok. Se bannano Shelly la sostituisci con un obliterator. Non è più la stessa cosa, ma è giocabile. Se bannano gli altri due, non lo so. Non lo so, bisogna vedere. Cioè, se rimane Shelly in realtà sì, è sempre giocabile. Però, boh. Stiamo a vedere come saranno anche le prossime exp. Commune with Spirit. Siamo contro Aure. No, non ci arrivi mai a 7 mana tanto, Carl. Non ci arrivi mai. Boh, facciamo due blood token. Vai. Che mi possono far scartare un anello. Selesnia.
enchantment. Quindi Shieldred sei fondamentalmente richiesta. Non peschiamo terra, ma faremo Orchettide, che non solo si può mangiare il suo pezzo se sbaglia, ma se lui pesca lo ammazza. Ma penso che farà 9 vite. Chissà se sta già giocando con Phyrexian Alive. Quindi lui ci toglierà Orchetto così. Va bene, va bene. Togliamo il pezzo. Togliamo il pezzo, vai, vai. Togliamo il pezzo. E togli 2-2, togli Orchetto, togli Orchetto. E quindi ti prendi 4 schiaffi? Scelte curiose e dove trovarle? Qua, sul canale di Baia 94. Scarto. Voglio la mia quarta terra. Passo. Passo, passo, passo. Ho vinto. Ho chiaramente vinto. A meno che abbia Portable All. Non ce l'ha. Potrebbe avere Vratta, però. Anello. Perché se lui fa... Allora, lui deve risolvere Orcish Bowmaster. Se non risolve Orcish Bowmaster, muore lo stesso. E noi il prossimo turno, così abbiamo una pescata in più, e zitto zitto se lo portiamo a 2 muore di Shelly, anche se fa 9 vite in qualche modo. Perché 9 vite comunque, esatto, gli spara prima Orco. Quindi lui è già lethal se non ha 9 vite. Se fa 9 vite, ma scende di vita a 2, muore di anello. Muore di Shelly. Il problema è se fa Phyrexian Alive, poi. Bello Singing Blood. Molto bello Singing Blood. Eccolo lì. Eccolo lì. Quindi, Shieldred sei la nostra speranza. Ma anche lui in realtà è la nostra speranza. Quindi aspettiamo di avere 6 terre. Questo è Lose Life, vero? Yes. Quindi a 4. È a 1. È morto. E ecco, con Phyrexian Alive non sarebbe potuto succedere questo. La mia carta preferita, anche di quello ci sarà uno short che uscirà a breve, ragazzi, è Young Pyromancer. Sempre stata Young Pyromancer. Insieme a Young Pyromancer, la mia seconda carta preferita è il Cavaliere di Kurrat. Monofeed the Sworn è forte, sì, sono d'accordo. Ma Enchantment per forza tornerà, ragazzi. C'è Phyrexian Alive adesso. Arriveranno i mazzi Enchantment forti. Enchantment Prison si chiamano. Bella Mantis Rider. Mi sa che ne ho 8 di Mantis Rider. Disastro. Perché la giocavo nello standard di Khan of Tarkir. In Jeskai, Mantis Rider. Quella che crea Red Token, sì, Young Pyro. Non me la ricordo quella lì, Ozvarda. Come si chiama? Ozdarva, quella D. Anche in Human si poteva giocare, certo, perché è umano 3-3 volante. Rapido. Sì, sì, lo so. Ma in realtà, ragazzi, non è che bevo caffè e succhino alternandoli. Io prima bevo il caffè, poi nella tazza del caffè metto il succhino, perché da quando hanno fatto non nella stessa tazza, spesso e volentieri ho due tazze qua, ok? Perché da quando hanno fatto le cannucce in carta, io faccio fatica ad usarle. Baldur's Gate 3, tanta roba. Ma nessuno di voi gioca a Battleground, ragazzi? Io un po' battlegroundizzo ogni tanto. Ennesimo maghi. Io un po' faccio delle battlegroundate, sapete? Qui aver inserito le removal paga, perché se adesso lui fa terra rossa... È vero che fa un drop a 2 che potrebbe essere fastidioso, ma quanti danni abbiamo già prevenuto con questa mossa? Tra l'altro Shivan Reef gli fa male. A me Battleground non sta dispiacendo. Ci sono un po' le anomalie strane. Un po' di anomalie strane, devo dire. Rispetto al Battleground a cui ero abituato io. Però sti cazzi, non mi sto trovando male. Ho iniziato da poco, sono
un rank abbastanza bassino, siamo vicino ai 5.000. Però non mi sta dispiacendo BG. Beh, Battleground non è esattamente Hearthstone, eh. Nasce da Hearthstone, ma è un... come si chiama, no, il tipo di gioco, ragazzi? È un puzzle, no? Dovrebbe essere un puzzle. Tarkov anche. Ender, mamma mia, tanta roba però. Sono tutti giochi che ti portano via del tempo. Tutti i giochi che portano via tanto tempo. Mi ha detto che il Baldur's Gate 3 è un capolavoro. Che però dura tanto e costa tanto, vero? Vabbè, se qui peschiamo terra, c'è possibilità che Shieldred ci vinca la partita. Aia. Se lui non ci rimuove il 2-2, passano due danni. Auto chess, bravissimi, bravissimi. Bravo, bravo Cloud. Vabbè, ma Cloud, figurati se non lo sa. Campione nazionale di Rune Terra. Ah, ottimo, ottimo, Giorgio. Questa? Questa sì, va bene. Questa no. Questa è troppo lenta. Lui ha fatto Adelith, quindi sta perdendo tanti turni, lui. Noi gli facciamo 5 danni e poi dobbiamo sperare di pescare qualcosa, però, perché lui è diventato grosso in questo momento sulla board. Se fa 3 spell ci ammazza. Sei nazionale nel senso che sei stato ad altissimi livelli, no, Cloud? Vediamo se ci ammazza in un turno. Beh, deve stare attento in realtà, perché anche una pescata di terra da parte mia vuol dire essere lethal, se non ci fa fuori un pezzo. Perché ponziamo un knight. La scogliera? Questa? No, questa assolutamente no. Troppo lenta. Aveva Firebrand, mannaggia. Beh, top 16 alle qualificazioni mondiali, Cloud, è meglio di aver vinto qualcosa alle nazionali, scusa, eh. Mondiali? Che cazzo? Cazzo? GG. Vabbè, o peschiamo botto, o lui ci ammazza in due turni. Poi potrebbe non avere nulla in mano. La pescata, cioè, perché pescare terra adesso non basta più Shieldred, in teoria, no? Lui forse attacca addirittura solo con un pezzo, no. Fa pesco scarto. Fa pesco scarto. Ci sta 10. 10 ci shotta sicuro. Non basta, però lui scioccamente si è esposto. Cioè, se lui non ha niente, cioè, allora, lui si è fatto così, ha una spell in mano per forza, altrimenti non attacchi mai così. Cosa pensi di Rakdos con la nuova espansione? Adoro Rowan, mi sta piacendo tantissimo Rowan, quindi ne penso bene. High Tide, certo. Certo, ho capito che carta è. Madonna. Cos'ha, 29 anni quella carta lì? Aveva Iteration. Finita. A me Rowan non dispiace. No, che playero, fa schifo. È lentissima. Non giocate Adelith. Questo è un budget, ragazzi. Non ne vale la pena mai di giocare Adelith. Io la sto provando in Rakdos. Per ora ho fatto un 5 con lei. Che si è vinta una partita da sola, perché ha penato per 8 e ci è servita. Non ho ancora capito se ci vuole il 2x o l'1x. Bisogna vedere. Vabbè, siamo morti anche Bolt. A meno che peschi ora. Se pesca 2 ora, sparo un pezzo. No, non è sciocco. Non è sciocco. GG. Comunque no, ragazzi, io ve lo sconsiglio vivamente Adelith. Se vi piace giocare carte come Adelith, piuttosto giocate il draghetto a 2 mana. Draghetto a 2 mana è un po' più veloce. Non possiamo più perderne, anche se siamo già a premium. Non mi sono neanche accorto di essere arrivato a premium. Però è un drop a 3 che playero, capito? Cioè, se tu fai 3 mana a Adelith, non so se hai abbastanza mana per fare anche già una spell. Dovresti giocarla a turno 4. Però vuol dire che non hai mai saltato l'end drop, che non è semplice in maghi. Non lo so, a me non piace. Adesso ho visto che qualcuno sta giocando la Otter. Ragazzi, ma perché giocate la Otter a 3 mana in maghi? Perché fa un danno come spell? Boh.
Boh. Ciao, Balmor è infinitamente più forte, Fabrizio. Ma le giochi entrambe, in teoria, nelle liste, no? No, ma io voglio sapere la Otter a 3 mana. Ma perché, Fabrizio? Perché sta fuori Fatal Push? Ah, la sta provando il Delmo. Ah, vabbè. Pace, pace. Ma che... Ah, pensavo che fosse... Ci fosse un motivo di costruzione. No, scusate, non ho capito. Non lo sapevo. E perché la sta provando il Delmo? Cioè, lui ha detto perché. No, così lo so anch'io. Fa sparo a uno che fa triggerare tutti gli altri maghi ed è creatura gratis, praticamente. No, è creatura a 3 mana. Non è creatura gratis. Sì, quella lì che plero. Ieri con la Otter 4 per mi sono trovato strabene. Fa vantaggio. No, ma non fa vantaggio. Ma forse stiamo parlando di due Otter diverse? No, quella con la creatura. No, Ilario, no, no. Perché? Non lo sapevo neanche che la giocasse lui. No, io voglio sapere il perché di logica. No, no, comunque non mi sta sulle balle, Andrea. Harry Potter perché ha il cappello. È come avere una carta in più. Il Ciacci, grazie mille per il follow. Ma perché è come avere una spell in più, ragazzi? Non è vero, è un mana rosso che parte. Cosa intendete per avere una spell in più? Bello Spear Scolding qua, bellissima giocata. Basta, ha vinto lui. Ha già vinto lui. Beh, ha fatto una giocata stupenda. Ok, che faccia doppio effetto, ok, ma non è vero che è una carta in più. Tu per mettere dentro la Otter togli delle risorse in maghi. E cosa togliete? È quello che non capisco. Cosa togliereste in maghi? Allora, lui pesca quando fa... No. Sì, sì, ragazzi, ho capito, cioè, è chiaro, è un adventure, ci sta. Voglio capire qual è il vantaggio di usarla in maghi quando con un mana rosso fai solo un danno. A costo 1, sparo 1 in storica, è forte ora. No? Ah, perché ammazza... Perché ammazza l'orchetto. Ah, vabbè, allora ho capito perché la gioca. Ah, perché ha tolto lo sparo brutto di anello. Certo, se lo gioca in quel mazzo lì ha un senso. Se la giochi in maghi classico... No. Ma io non la giocherei di base, Ace. È creatura 3 mana. Cioè, se tu ce l'hai nella mano iniziale, non è bello. O sì, o è bello, io mi sto flashando robe. Non so, qui abbiamo trovato un ninja che ci ha counterato il mondo e siamo morti intanto. Rimesso play with fire, consider. Ok. Quindi gioca 8, droppa 1. Perché sono le 8... Intanto gli scartiamo, ciao. Gioca gli 8, droppa 1. Per forza, perché hai 4 Play with Fire, 4 Otter e 4 Consider, sono 12 droppa 1. Più 4 maghi 16 e 4 maghi 20 droppa 1 gioca. Beh, 19 se sono 3 Consider. Una fiamma di Anor? Non mi piace.
Basta, fine. Non mi piace una fiamma di Anor. Cioè, con tutte le shoulder che girano, una fiamma di Anor mai. Mai. No, mai. Spiace, ma mai. Una fiamma di Anor pesantissima, raga. Speriamo non abbia counter. Però ci spacchiamo lei. Lui sacrificherà questo e quello. A parte che non possiamo farla. Peschiamo. Ma dopo andiamo a vedere la lista, ragazzi. Non capisco. Non capisco dove trovi gli slot per mettere dentro 4 otter. Cioè, a meno che si giocava la lista vecchia, 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 con un danno esilio pezzo, allora posso capirlo, un danno esilio pezzo, perché la otter è la sostituta naturale di un danno esilio pezzo. Quindi ci sta. Ma se non giochi quella versione lì, non riesco a capire dove trovi lo slot per otter. Ma Assimilator è un concetto diverso. Assimilator ti va a riprendere le cose anche dal cesso dell'oppo, quindi il mirror è molto forte. Beh, qui siamo morti intanto. Lui ha fatto due counter fortissimi e ci ha mandato sulla luna. Siamo arrivati allo stesso premio e questo mi piace. E questo mi piace. E questo mi piace. Avrà tolto anche Iteration. Ma nessuno... Cioè, se avete la lista, ditemi la lista. Non ditemi forse avrà, forse... Perché è inutile. Se no è inutile ragionarci su. No, sì, le fiamme, ragazzi, non potete toglierle. Le fiamme ti tolgono Shieldred adesso. È importantissimo in Historic. Ha tolto i peschini per i maghi? Ah no, alcune liste. Limited, sì, lo stavano chiedendo prima in chat. Ha messo il video sul tubo. Quando ho tempo lo recupero, allora poi ne parliamo.